Ben ritrovati a tutti, siamo qui per questa conferenza di saluto al nostro capitano Alex Cordaz, alla presenza del presidente Gianni Brenna. Le linee guida ve le ho già dette a microfoni spenti, ve le ricordo brevemente, sempre indossate sempre la mascherina. Vi chiamerò io poi per le domande, c'è l'asta col microfono vicino alla telecamera. Due domande a testa, lascio la parola al presidente, successivamente Alex, e poi spazio alle vostre domande. Buonasera, vi auguro il benvenuto in sede del, diciamo, del Crotone Calcio, della mia azienda e anche del Crotone Calcio. Non so se l'avete visitata, spero di vostro gradimento. Niente, ci tenevamo a fare questa conferenza stampa oggi perché ci lascia momentaneamente un calciatore. Io sono un po' combattuto tra il dispiacere e la felicità che lui realizza un sogno, no? Andare a militare nella squadra dove è cresciuto. Ci tenevo a fare questa conferenza stampa soprattutto per salutare, più che il calciatore, un uomo, un figlio, perché sono stato l'artefice della, diciamo, un po' della carriera negli ultimi anni di Alex, perché sono stato io il primo a volerlo al Crotone, per levarlo da Parma. Ha dimostrato tutto il bene, l'attaccamento. Io in un'intervista ho detto che è uno dei pochi calciatori, forse a Crotone c'ha la maglia addosso cucita, ecco. Pertanto speriamo in un arrivederci e un in bocca al lupo per lui per questa esperienza con l'Inter, in campionato e in Champions. Per lui si realizza un sogno importante. Sapete quanto è attaccato lui alla città e a questa squadra e a questa società. L'augurio che gli faccio è tutto il bene che gli posso augurare, che un giorno possa ritornare qui a Crotone anche in un ruolo diverso da calciatore. Io l'unica cosa che mi sento di dire è grazie. Grazie in primis a questo signore di fianco che mi ha fatto diventare uomo, mi ha fatto maturare, mi ha dato la possibilità di diventare qualcuno e di realizzarmi e di realizzare quelli che erano i sogni miei e della mia famiglia. Mi ha accolto come un figlio veramente, e di questo ne sarò sempre orgoglioso e grato. Non avrei mai lasciato Crotone, non sarei mai andato in nessun'altra squadra, tanto che offerte che ci sono state, chiamate che ci sono state, non ci eravamo mai parlati né io né il press, perché non sapevamo che non era nel nostro intento, ecco. Questa è stata una chiamata diversa da tutte le altre, perché come ho detto prima, il press, l'Inter è la mia, diciamo, squadra del cuore, la squadra che mi ha fatto crescere, la squadra che mi ha preso, che mi ha messo al mondo nel calcio. E ci siamo seduti, ci siamo guardati e nessuno dei due riusciva a decidere, a prendere una decisione. È venuta fuori in maniera spontanea, alla fine non l'ha presa nessuno dei due, non è che il presma ha detto vai via, io gli ho detto voglio andare via. Abbiamo capito che era la cosa migliore da fare sia per me che per il Crotone. È forse il modo migliore per dirci e rivederci, e sono veramente orgoglioso di aver fatto questo cammino con questa società, con questa squadra, con questa città. Volevo ringraziare in maniera particolare, anche per me è stato come un fratello, Emanuele Roberto, che è sempre stato con me nei momenti difficili. E niente, volevo ringraziare tutti quanti. Dovrei nominarli tutti perché veramente uno a uno meriterebbero di essere citati, perché sono stati parte di me e con me sempre, nella buona e nella cattiva sorte. Basta questo, quindi volevo solo dire un grazie di cuore, grazie, ma veramente un grazie che ti riempie la bocca e ti riempie il cuore. Tutto qua. Iniziamo con le domande. Luigi Saporito, Gazzetta dello Sport e Esperia TV. Alex,
sono momenti nella vita che arrivano delle richieste alle quali non si può dire no. Una l'hai appena detto tu, insomma, ti ha chiamato la tua squadra del cuore, quella che ti ha svezzato, che ti ha fatto diventare calciatore, e non hai potuto dire di no, non hai saputo dire di no. Però fra qualche anno arriverà un'altra chiamata da parte di una persona che ti ha fatto diventare uomo e anche un figlio di questa terra, fra virgolette, e anche lì probabilmente non potrei dire di no, è così? Sì, non c'è dubbio, non c'è assolutamente dubbio. Cosa lasci a Crotone, Alex? Tutto quello che ho fatto di buono, nella vita sportiva, anche in quella calcistica. È difficile per me parlare di Crotone, è difficile parlare del mio percorso, perché è un percorso emotivamente pesante e quindi è difficile veramente parlarne. Crotone per me è orgoglio, Crotone per me è vita, Crotone per me è possibilità, è forza, è speranza. E tutte queste belle parole mi fa piacere dirle, perché le abbiamo trasformate in fatti, non sono solo parole, quindi questa è la cosa che ti dà ancora più il senso di quello che abbiamo fatto e di quello che è stato fatto insieme. Presidente, ti mette davanti anche a un problema, ti devi cercare un altro portiere adesso. Questo, scusate, sono un po' emozionato. Ce l'abbiamo visto. Dicevo, ti devi cercare un altro portiere. Chiederemo consiglio a lui. Assolutamente. Ti aspettavi che un giorno sarebbe arrivato questo momento, Gianni? Me lo aspettavo quest'anno, ecco, nel senso che avevamo un programma da fare insieme, poi è arrivata questa chiamata importante per lui, perché, come diceva lui prima, è venuto da me per un consiglio. Io poi, arrivato a un certo punto, non posso decidere della vita di un calciatore, ecco, soprattutto quando arriva un'occasione così importante per lui, anche se forse è arrivata un po' tardi, però non potevo trattenerlo, perché è anche motivo di orgoglio per noi, no? Avere lì Cordaz con l'Inter, ogni tanto sentire il portiere del Crotone. Andiamo avanti, Danilo Ruberto, Calabria 1 TV. Salve Presidente, che mentalità chiede alla nuova squadra del Crotone? La solita mentalità, abbiamo un allenatore che su questo forse è il numero uno su quello che deve chiedere ai calciatori. Abbiamo seguito in questi anni, ha fatto bene, pertanto sarà compito lui, no? Soprattutto perché lui è di questa terra, è crotonese, tirare fuori il meglio dei calciatori che verranno. Mentre volevo dire ad Alex che anche per noi non sarà la stessa cosa non vederti entrare in campo, salutare i tifosi, Marco Festa, cosa ci dice al riguardo? Sicuramente, come dicevo prima, per me sarà vissuto tutto come un lutto, tutto come una difficoltà, lasciare i compagni con i quali abbiamo fatto un percorso incredibile è motivo di dispiacere immenso. Però fa parte della vita, purtroppo ci sono queste fasi, bisogna saperle accettare, andare avanti e continuare a credere che magari un domani si possa fare qualcosa ancora più grande. Grazie. Giovanni Monte, Video Crotone TV. Allora, volevo cominciare con Alex. Alex, allora tu lasci un ricordo, cioè quel saluto al pubblico quando entravi nel preriscaldamento a mano, su quella canzone, diciamo, il tatuaggio qui al braccio, e sono ricordi belli. Insomma. Sono ricordi che fanno parte della mia attualità comunque, perché non è che non passano, non ho bisogno di guardare Instagram o Facebook per ricordare tutte le emozioni che abbiamo provato insieme, da quando avevamo uno stadietto piccolino, a quando abbiamo fatto uno stadio che secondo me è uno dei migliori, da quando abbiamo avuto grandissimi successi, da quando siamo retrocessi, è tutto fresco, è tutto attuale.
non riesco a viverli ancora come ricordi. Questo potrebbe essere anche un problema per me, no, non riesco a viverli come ricordi. Questo è molto importante, quindi ritorni a quella casa da dove sei venuto, nel senso che la società che sembra stata una cosa particolare, cioè quella volta qui con l'Inter io già avevo, già immaginavo qualcosa del genere, è stato come dire una cosa accidentale, è nato da quel momento, insomma, quando è arrivata qui in quella giornata l'Inter. No, è stato tutto casuale, credo. È stata una cosa, un fulmine a ciel sereno, inaspettato, perché noi parlavamo già per il prossimo anno con la stessa voglia di ripartire, con la stessa grinta, con la stessa fame, quindi eravamo già mentalizzati a pedalare forte per ritornare dove vogliamo stare. E poi questa chiamata ci ha un po' spiazzati. Infatti, come ha detto prima il press, lo sono anch'io, è un misto tra gioia e dolore, ma veramente non sono frasi fatte. No, c'ho tanto una domanda al presidente. Presidente, adesso il pubblico purtroppo quest'anno, la stagione che appena finito non c'è stato, probabilmente, mi auguro, ci sarà, ovviamente noi dobbiamo riportare alla gente l'entusiasmo, la gioia, quell'astinenza che c'è stato durante l'anno, per esempio si poteva salutare in un'ultima partita, però questo sicuramente sarà auspicabile, perché abbiamo anche qui un allenatore che è di casa, uno che ha finito l'attività da calciatore qui e la riprende qui a Crotone come allenatore. Scusa, non ho capito la domanda. È questa, cioè dobbiamo mandare un messaggio ai nostri tifosi, cioè ritornare con entusiasmo, perché è tutto ricomincerà come prima, c'è cioè la stessa famiglia con nuova gioia, con nuova linfa, con l'allenatore, insomma. Che ma io penso che in questi anni diciamo, i tifosi del Crotone hanno raggiunto il massimo della maturità. Purtroppo questa pandemia li ha privati, ha privato anche noi, non parlo dell'aspetto economico, ma sicuramente col pubblico. Io ne sono certo, ma di qualche punto in più l'avremmo sicuramente avuto. Noi ce la metteremo tutta per, voglio dire, per ridare a questa città lo spettacolo che abbiamo dato in questi anni, ecco. Ovvero sono state, come diceva Alex, delle annate un po' storte, però delle annate importanti. Volevo ricordarvi che negli ultimi 5 anni il Crotone ha disputato 3 campionati di Serie A e 2 di B, tra cui uno vinto, ecco. Pertanto noi questi, insieme con il mister, lo staff, tutti voglio dire, daremo il massimo per ricreare quell'entusiasmo, con la speranza che si possa avere il pubblico prima possibile, ecco. Claudia Berlingeri, Gazzetta del Sud. Attenzione a Manuel. No, ad Alex chiedo un ricordo bello e un ricordo negativo di queste 7 stagioni. Bah, che riguarda Crotone ho solo ricordi positivi. I negativi sono dovuti magari alle persone, ma con Crotone ricordi negativi non ne ho. Il momento più bello forse è stata la prima salvezza, forse. O la prima promozione, non lo so, cioè, è difficile trovare un momento più bello, non te lo so dire. Nel bene e nel male abbiamo vissuto sempre momenti belli, però sono stati forse quelli più belli. A volte però in quelli brutti era più bello, perché vedevi che facevi parte di qualcosa e ci stringevamo, ci guardavamo negli occhi e prendevamo forza. Forse i momenti brutti paradossalmente erano i più belli, guarda. C'è stato un momento a gennaio brutto. Potete dire in privato? Non si può dire? No, non si può dire. Oh. Presidente, invece è impossibile non chiederle di queste 3 giorni a Milano, soprattutto per quel che riguarda il portiere, si fanno i nomi di Paleari, di Saro. A che punto è la situazione? Saro l'abbiamo acquistato al Provercelli e oggi abbiamo firmato i documenti. Per gli altri ci stiamo guardando intorno. Diciamo che questi 3 giorni sono serviti un attimino, come si vuol dire, per seminare. Abbiamo tutta una serie di trattative importanti in corso e speriamo da settimana prossima cominciare a, anche perché c'è l'allenatore qui che è un po' in fibrillazione, cominciare ad allestirgli un po', a mandargli un po' di giocatori per il ritiro. Però su questo volevo rassicurarvi, non dobbiamo avere fretta, perché
Abbiamo il tempo e soprattutto la possibilità di non sbagliare, ecco. Pertanto dobbiamo andare calmi e cauti, andremo in ritiro e poi dalla settimana prossima ci metteremo al lavoro per piano piano iniziare ad allestire questa squadra. Ecco. Sarà un mix di giovani e qualcuno di esperienza. Giuseppe Rivadotti, la provincia KR. Salve, salve Presidente, salve Alex. 6 anni e mezzo di bei ricordi. Si è arrivato e già si è visto dal primo momento che eri uno dei protagonisti dell'ascesa del Crotone. Hai lasciato bei momenti veramente. E non rimarranno isolati questi bei momenti, perché quando i crotonesi vedranno attraverso i teleschermi una partita di Champions e ci sarà l'Inter in campo, sicuramente ascolteranno da parte dello speaker, del giornalista, tra i pali dell'Inter, Alex Cordaz, che ha difeso la porta del Crotone per 6 anni. E questo sarà un momento clou della soddisfazione dei tifosi e della società, che un suo portiere va a difendere la porta di una squadra che lotta per la Champions League. Quando è che effettivamente, perché questa notizia, almeno per i tifosi che ho parlato io, è arrivato come un fulmine nel ciel sereno, ti ha costato tanta fatica prendere questa decisione? Non l'ho presa io, sinceramente, l'ho presa al press, perché io non sapevo scegliere e lui non sapeva cosa fare e abbiamo fatto sì che le cose andassero così, però mi sono seduto nel suo ufficio e gli ho detto: adesso cosa facciamo? Questa è la realtà dei fatti, quindi non... Ma io non l'ho cacciato, sta dicendo una bugia. No, ma no, però è stato veramente... So, lui l'ha fatto per me e io non... Penso che ci siano delle fasi nella vita che bisogna sapere accettare. Io ho 38 anni e forse è il modo migliore per dirsi arrivederci, il modo più prestigioso per dirsi arrivederci. Presidente, siamo a pochi giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato. Certamente lei con il resto della dirigenza, con l'allenatore, avete sicuramente messo a punto quello che dovrà essere il nuovo Crotone. Avete, chiaramente non farà nome, non dirà cosa sta facendo, ma avete già le idee per dove andare a puntare per una squadra che sia, come ha detto lei, competitiva il prossimo campionato? Il Crotone rispetto ad altre società ha la fortuna di non avere tanti calciatori sul gruppone, nel senso giocatori che noi abbiamo calciatori che fanno mercato, ecco, a differenza di altri che hanno in rosa 33-34 calciatori. Pertanto noi dobbiamo ricostruirla questa squadra, a partire dai pali e tutta la difesa, a parte del centrocampo, in attacco, sugli esterni, pertanto c'è tanto da fare. Per questo dicevo prima, non bisogna correre e affrettarsi nel prendere calciatore solo per andare a completare la rosa, perché non ci faremo solo del male. Con parsimonia e calma bisogna avere pazienza e andare appunto a mirare su quei calciatori che sicuramente, non dico che si debbano cucire una maglia addosso, ma devono dare il massimo. Giuseppe Romano, CN24 e Megapress. Eccoci qua, buonasera. È un bel ricordo che noi teniamo senz'altro di te. Ma questo ritorno al passato, ecco, che cosa pensi che ti possa dare di più di quello che hai avuto fino ad oggi, dei successi che hai avuto? Può far crescere la mia esperienza, può farmi migliorare sotto certi aspetti, e tante volte magari rimanere troppo nello stesso luogo magari ti può privare di altre conoscenze. Vado ad imparare, vado a migliorare, vado a crescere per sapere di più, per essere più pronto a quello che mi prospetterà poi il futuro. Tanti auguri. Grazie. Al Presidente, che cosa porta di questo precedente campionato? Ha insegnato qualcosa? Ecco, che cosa va? Ha insegnato tanto, voglio dire. Ha insegnato che a volte le decisioni vanno prese un attimo prima. Ha insegnato eventualmente
di nuovo che cos'è la Serie A. Diciamo, il primo anno è stato un miracolo calcistico, l'anno successivo diciamo siamo retrocessi forse immeritatamente. Quest'anno io ero certo che con la squadra che avevamo allestito potevamo quantomeno anche retrocedere, ma giocandocela fino all'ultimo, ecco. Così non lo è stato. Pazienza. Paradossalmente abbiamo avuto i due attaccanti che in Simi e Messias in due hanno fatto 30 gol e siamo retrocessi. È tutto un dire, ecco. Vedremo, voglio dire, poi ogni batosta che prendi, no, è sempre un modo per farti rialzare e imparare a crescere, ecco. In bocca al lupo. Crepe. Andrea Macri, RT. Salve. Ciao Alex. Andrea, la mascherina. Oh, scusa. In questi anni a Crotone hai dimostrato di avere l'elisir di lunga vita, sembravi un teenager. Ma cosa si prova alla tua età vestire la gloriosa maglia dell'Inter, che tra l'altro è la società che ti ha lanciato nel calcio che conta? Ma è sicuramente motivo d'orgoglio per me e lo deve essere anche per Crotone. E come detto prima il press, vogliamo dar lustro al nostro percorso e questo è il modo migliore. Io sono felicissimo da un lato, e questo è ovvio, è il sogno di tutti i bambini, poi ritornare magari anche all'Inter. Però al momento è ancora un misto di amarezza e felicità. Quindi. Certo. Presidente, una domanda. Ovviamente, salve innanzitutto, ovviamente in questi giorni si parla del sostituto di Alex, un nome su tutti. Palneari, il portiere del Genoa. Sono solo chiacchiere da bar oppure c'è qualcosa di concreto? Se ti devo rispondere, sono chiacchiere da bar. Poi può darsi che domani mattina viene ai Paleari, però. Grazie. Fabio Fiore, il crotonese. Salve, ciao Alex. Ciao. Paradossalmente possiamo dire, per come hai parlato prima, che forse era meglio che non chiamava l'Inter, ti poteva evitare questo, questo imbarazzo. Questo trauma psicologico. Ma messa giù così è brutta. No, dai, ti ripeto, è tutto particolare, è tutto strano. Ma è arrivato all'improvviso? Sì. O c'era il sentore di qualcosa? No, è arrivato all'improvviso. È stata un'idea nata in un pomeriggio da parte dei dirigenti dell'Inter e poi hanno chiamato il signore qua. E ho parlato con lui. Al di là dell'esperienza che si interrompe, c'è comunque nella tuo progetto, al di là di... Ora chiedo al Presidente un accordo per proseguire insieme sotto un'altra veste, da parte tua di vivere a Crotone in futuro, non lo so, se hai progettato questo. Ma io sinceramente non sarei mai andato via da Crotone, quindi per me non si pone neanche il problema. Cioè nel senso assolutamente sì, se l'ho fatto per questi anni. Non è che era un obbligo dover vivere a Crotone, per me... Cioè ho sempre scelto Crotone, non è mai stato imposto... Quindi ovvio che sì. Presidente, c'era comunque nell'aria già un ragionamento futuro una volta appesi? Sì, aspettavamo che smettesse, però non lo sapevamo, perché come diceva prima il tuo collega, c'è l'elisir di lunga vita, può anche darsi, poi faceva un altro anno, poi un altro anno, non lo so. Poi è l'aria di Crotone, l'aria del mare, non lo so. Pertanto era tutto un discorso rimandato, ecco. Giuseppe Pipita, ANSA. Buonasera, ciao Alex. Ciao. Mancheranno le tue, almeno per me che ero anche in campo a fare le foto, mancheranno tutte le tue esibizioni nel riscaldamento, che era quello che ti fotografavo spesso, molto di più. Volevo fare una proposta al Presidente, più che una domanda. Abbiamo ritirato la maglia di Gallardo, si può ritirare la maglia numero 1 di Cordoz? Questo non lo so, no, adesso no, no, no. Ma può anche darsi che l'anno prossimo li venga a giocare e si prenda la maglia numero 1. Il portiere ha fatto solo un anno di contratto con l'Inter. Attenzione,
Gianfranco Di no, ma ci mancherebbe. Devono giocare tutti con la maglia numero uno. Una sola. Ciao Alex. Ciao. È una conferenza stampa a mala. Ci sono, sai, quelle notizie belle, cioè il portiere del Crotone che va all'Inter, che non vorresti mai dare, perché poi sai che per le strade di Crotone non incontrerai più Alex, che ormai, come hai sempre detto, hai tatuato questa città sulla pelle. E abbiamo parlato di emozioni, abbiamo parlato di anche cosa vai a fare a Milano, e io voglio parlare però del futuro. Prima c'è stato l'approccio, ma tu vai a fare una nuova esperienza, ci sarà la Champions, cioè ci saranno situazioni che ti daranno anche ulteriore esperienza e dimensione umana. Qui noi abbiamo conosciuto un capitano che era più uomo che giocatore, da quello che ci hai trasmesso in questi anni. Hai sempre messo la faccia nei momenti peggiori del campionato. Prima parlavi di amarezza, gioia ed amarezza, e sono sentimenti, sono un po' confuso perché oggettivamente sono molto emozionato su questa cosa, e tra l'altro non so come tornare a casa e dirglielo a mio figlio che non c'è. E quando pensi al tuo futuro realmente dopo questo anno di contratto, l'Elisir di lunga vita è a Crotone, non a Milano. Milano la qualità della vita è inferiore. E pensi veramente di poter continuare ancora a giocare e dare qualcosa, oppure stai già immaginando la tua carriera da dirigente e magari anche qui a Crotone? Se iniziassi a pensare alla carriera dirigente dovrei smettere subito. Io ho tanta voglia di giocare, ho tanta voglia di allenarmi, di far fatica, perché mi piace il lavoro che faccio. La voglia che ho di incidere per questa società, di costruire insieme alla gente con la quale ho lavorato in questi anni, è tantissima, perché mi piace, è calcio puro, è il calcio che ti fa crescere, è il calcio che ti permette di costruire, è il calcio che ti fa superare i momenti di difficoltà attraverso i rapporti umani, ed è quello che mi piace di più. Calcio sano. Il calcio sano, bravo. E io ho voglia di lavorare con questa gente, a me piace lavorare con questa gente, mi piace discutere, mi piace star male perché non riusciamo ad ottenere gli obiettivi, mi piace gioire con loro, perché noi la viviamo 24 ore al giorno, cioè per noi il Crotone è un impegno di vita, no? Ci piace, lo facciamo proprio con passione, e quindi io ho voglia di lavorare con questa gente, assolutissimamente. Poi adesso mi fai una domanda che è più grande di me, non so come, non so quando, ma so che voglio e lo faremo assolutamente, perché la cosa è reciproca. Presidente, un'annata no, andata male dal punto di vista calcistico. Pensiamo al nuovo, dai. Sì, no, però una piccola considerazione, il nostro portiere va all'Inter, sui nostri attaccanti sembra che ci sia una corte spietata anche delle grandi, così dicono le chiacchiere da bar, poi noi ci fermiamo a quello in questo periodo. C'è un po' di soddisfazione però, al di là del risultato negativo. Soddisfazione che l'Inter non ci ha capito niente, perché è stato il portiere più battuto. L'avevo pensata prima, e spero che non lo dica. E Piero. Okay. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie. Grazie ancora a tutti. Grazie. Grazie ad Alex. Grazie mille a tutti, grazie ragazzi.